parlare ai giovani per cercare di respirare quel fresco profumo di libertà. Oggi investire sui giovani vuol dire investire sul futuro, diciamo che il mondo sarà portato avanti da loro, quindi è necessario trasmettere quello che ci hanno lasciato, esperienze belle, virtuose di vita, come quelle dei nostri genitori, è giusto trasmetterle a loro affinché diventino un faro da seguire, e quindi si deve parlare del passato attualizzandolo. Passato è anche fortemente presente. Mettiamolo così, quanto è difficile spiegare ai giovani che pezzi deviati dello Stato hanno tradito suo padre? Lo Stato, così come anche la Chiesa, è fatto da uomini che spesso tradiscono i valori per i quali hanno giurato, perseguendo gli stessi obiettivi delle mafie, quindi denaro, potere, carriera. Ecco, quando questo avviene, lo Stato non combatte la mafia, ma scende a patti con essa. Purtroppo bisogna saperli riconoscere, questi esempi negativi, e prenderne le distanze, però bisogna anche avere fiducia nello Stato, riconoscere quelli che sono gli esempi positivi, perché se oggi si sa che ci sono stati depistaggi, processi di allontanamento della verità, e anche grazie al lavoro di magistrati e di forze dell'ordine oneste che hanno cercato di capire veramente cosa è successo. La sentenza del Borsellino Quater ha sicuramente ci ha messo davanti una verità tremenda, che è quella di Via D'Amelio è stato uno dei più gravi errori giudiziari del paese, ma anche uno dei più gravi depistaggi della storia. Doveva essere non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per fare luce su quelle che sono state le responsabilità, non solo mafiose, ma anche di uomini delle istituzioni che hanno lavorato male. Perché e come mai questo è potuto accadere? Purtroppo questo processo di accertamento delle responsabilità è sul piano penale e sul piano disciplinare non ha avuto alcun seguito. Attualmente è in corso il processo Boh, il processo che si sta celebrando a Caltanissetta, che vede imputati tre poliziotti per induzione alla calunnia, però non c'è altro. È un processo che si sta avviando alla conclusione, e comunque è molto triste che dopo 30 anni si è arrivato a questo epilogo, che è un epilogo molto parziale, diciamo, e che non fa assolutamente luce sulla vicenda delle gravissime anomalie che hanno caratterizzato non soltanto le indagini, ma anche i processi su Via D'Amelio. Ultima domanda: alla luce delle sue denunce, ma anche oggi alla luce di quello che succede, mi pare Palamara, il problema saputo a Palermo e tanto altro ancora, quanto c'è da lavorare all'interno della magistratura? C'è da lavorare, sicuramente non si può delegare tutto alla magistratura, ma per far luce occorre che ognuno si assuma la propria responsabilità e dia un contributo di onestà. Questo è fondamentale. Sono problemi molto complessi ai quali non si può dare un'unica soluzione, né ci si può aspettare di vedere immediatamente dei risultati, ma io credo che comunque i processi che danno luogo all'accertamento della verità sono processi molto lenti e che necessitano di tantissima collaborazione, e anche se a volte la strada è tortuosa e difficile, non bisogna mai rinunciare alla verità. Non bisogna mai smettere di anelare alla verità, perché sarebbe gravissimo rinunciare a quello che è un diritto che tra l'altro è sancito dalla nostra Costituzione, anche perché un paese che vive nella menzogna,
un paese dove fatti gravissimi non riescono ad avere soluzione e verità, ecco, è un paese che non ha possibilità sicuramente di futuro. Il tutto nasce da una sua idea. Sì, in realtà il tutto nasce da un'idea che nasce grezza e che poi con la collaborazione e il confronto con gli altri colleghi ha preso forma. La manifestazione di oggi è un segmento di un percorso di riflessione, di educazione alla cultura della legalità, che è come un albero, che ha una sola radice, un tronco e che poi si ramifica in tante altre direzioni, accogliendo sui rami nuovi germogli, nuovi stimoli. E questo progetto dell'albero della legalità vede l'albero, che è il più nobile dei simboli della vita, diventare l'albero della legalità. E questo percorso della legalità nasce a scuola e idealmente nasce con la realizzazione delle mattonelle che sono state realizzate con la plastica riciclata, attraversa la scuola fino ad arrivare al vialetto antistante, dove le mattonelle formano un percorso che ci consente di arrivare alla legalità, che vuole offrire alla comunità dei valori da seguire per poter coltivare e curare la legalità, che viene rappresentata dall'albero realizzato con materiale riciclato, banchi dismessi, sedie dismesse, e la cui chioma è costituita da foglie sulle quali sono visibili gli esempi di uomini e donne comuni che, rivestendo ruoli diversi, magistrati, forze dell'ordine, preti, insegnanti, hanno fatto della legalità l'unica bussola da seguire, sacrificando la loro stessa vita. E gli esempi e i loro nomi si ritrovano sulle foglie di quest'albero. Fiammetta Borsellino Appartenico, un momento importante per gli studenti, è una testimonianza veramente su quello che succede ancora purtroppo anche all'interno delle istituzioni. Sì, un momento importante non soltanto per gli studenti che l'hanno ascoltata con grande attenzione, ma anche per noi adulti. Io personalmente ero molto emozionata a stare seduta al tavolo con Fiammetta Borsellino, ricordando 30 anni fa quello che successe a luglio del 2092. È simbolica la sua presenza, ma soprattutto è l'espressione di quello che è successo in 30 anni. L'albero della vita, il sentiero, il riciclo portato avanti dai ragazzi, le iniziative della legalità portate avanti dalla scuola, sono tutti segnali di come il mondo nel 1992 sia cambiato. È cambiata Palermo, è cambiata la Sicilia, è cambiata l'Italia, siamo cambiati noi. In particolare in questo comune, che è sciolto per infiltrazioni mafiose, la presenza della buona legalità, delle buone prassi, della brava gente, della gente onesta è fondamentale per ridare di nuovo le radici di legalità a questo territorio che se lo merita e se lo merita tutto. Lei il suo progetto sulla legalità li porta sempre a termine? Sì, diciamo, ho la funzione strumentale, che mi occupo di legalità, e quindi anche quest'anno stiamo portando avanti queste iniziative. E secondo me il fiore all'occhiello di tutte le attività che stiamo portando avanti è stata proprio questa giornata con Fiammetta Borsellino, perché avere Fiammetta Borsellino qui da noi è senza dubbio un onore, e soprattutto far conoscere ai ragazzi la storia di Paolo Borsellino e tutto il percorso abbastanza tribolato comunque, perché io pensavo giusto ieri sera, Paolo Borsellino è stato un servitore dello Stato, di questo Stato che forse è anche ingrato rispetto a certi servitori. Lo dico questo alla luce di tutti i depistaggi e di tutti gli esiti dei processi. Dopo 30 anni ancora non si è scoperto, diciamo, il mandante e l'esecutore delle stragi di Via D'Amelio, e questa fa molta tristezza in un'Italia che si dice civile. Un progetto che nasce 10 anni fa in Olanda. Un ingegnere olandese aveva capito che questo poteva essere un qualcosa che potesse servire a ridurre l'uso della plastica, a riciclarla e ridargli vita per trasformazioni in nuovi oggetti. Quindi 10 anni fa parte questo progetto in Olanda. Oggi è una realtà in tutto il mondo. Noi, abbracciando e sposando questa politica della riduzione dell'utilizzo della plastica e del riciclo della plastica usata, quindi
la ritrasformiamo per dargli nuova vita. Abbiamo costruito questo macchinario sull'idea di quell'ingegnere olandese, ce l'abbiamo all'interno dell'istituto e non dico tutti i giorni ma quasi, il sabato mattina le nostre attività extracurricolari si concentrano proprio su questo, raccogliamo la plastica che il territorio ci porta, neanche per farlo apposta c'era una signora che aveva un sacchetto pieno di tappi di plastica che ci stava portando dicendo questo è il mio contributo al riciclo, quindi questo facciamo, prendiamo i tappi, prendiamo le bottiglie, li portiamo a scuola, li laviamo, li selezioniamo, li riduciamo e li trasformiamo. In questo caso per la legalità in questi mesi abbiamo realizzato le piastrelle che ci portano alla via della legalità, la scritta è la legalità, le foglie sulle quali foglie abbiamo scritto i nomi dei caduti vittime di mafia che ricorderemo sempre, ma nel nostro laboratorio di riciclo e trasformazione della plastica ci sono altre forme, i triangoli, le palline, gli esagoni, e punteremo anche più avanti a fare dei giochini come le vecchie trottole, come si chiamavano Pino? Assummola, che doneremo ai bambini bisognosi o a tutti quei ragazzi che verranno a scuola e ci chiederanno l'oggettino ricordo di questa lavorazione.